Questa sarà una ricetta volta a creare un idromele nella versione simile alla birra. Allora, avevo già fatto una ricetta simile, ovvero il mio idromele numero 6 con il polline, ed era uscito abbastanza bene, ma non avevo ottenuto la frizzantezza desiderata. Oggi andrò a ricreare più o meno la ricetta con alcune modifiche. Allora, mi sono comprato del miele mille fiori classico, cercando di... Oddio, in verità me lo sono fatto comprare, perciò... Però dovrebbe essere un buon miele, mielizia. Non ho il lievito, perciò cosa userò? Ho messo sull'idromele 12, 60 litri di lotto saranno alla fine, ed è solo miele di acacia. Ho tolto una piccola parte di mosto e userò questa per andare a... Diciamo, i lieviti ci sono qua dentro e andranno a propagarsi qua dentro. Allora, voglio partire con 3 kg di acqua. Devo raggiungere al massimo i 4 gradi iniziali, perciò un grado babbo di circa 8,5 gradi babbo, anche di meno se riesco. Perciò devo farlo molto molto scarico di miele, perché dopo, andandolo a far rifermentare in bottiglia, voglio ottenere una parecchia frizzantezza, e per ottenerla aggiungendo solo miele e non lievito e non zucchero devo metterne di più, perché il miele non riesce a carbonare così efficacemente come lo zucchero, perciò dovrò andarne a mettere molto di più. Perciò io adesso parto con solamente 100 grammi e dopo vado a tentoni. Aggiungerò questo mosto. Allora, siamo più o meno a 3 gradi babbo, il che mi porterà ad avere un mosto di davvero davvero poco. Faccio altri 150 grammi di miele. Ok, telecamera morta, continuo col cellulare perché io voglio farvi vedere. Direi che siamo più o meno a 7 gradi babbo, che più o meno dovrebbero corrispondere a un 3 circa qualcosa di gradazione, e sinceramente è perfetto. Ho almeno 7 gradi con cui giocarmi e andare a rifermentare con il miele. Adesso andrò a pesare 50 grammi di polline. E adesso andiamo a mescolare, vedete che si sta già sciogliendo. Ok, caricato anche il gorgogliatore, modificato per poterlo adattare alla bottiglia. Per adesso è tutto, ci vediamo più avanti. Ok, cari colleghi, sono passati esattamente 6 giorni e credo che la fermentazione del mio idromele numero 13 col polline versione 2 sia praticamente ultimata. Ma per esserne certo, dovrò andare a fare una prova col mio mostimetro. Perfetto, zuccheri non ce ne sono più, guardate, ho zero assoluto. E vedere, perché adesso andrò a fare una rifermentazione in bottiglia. Allora, 7 gradi babbo, perciò che corrispondono circa a 3. Se io metto altri 300 grammi di miele dovrei arrivare più o meno a 10 gradi babbo. Lì però andrei di nuovo a più o meno
raggiungerei gli 8, voglio raggiungere gli 8, siamo sui 10 gradi, facciamo 300 grammi di miele, direi di sì, dai, facciamo 3,50, cosa dite? Magari mi esplodono le bottiglie, no, però perché ha un potere di carbonazione molto basso, cioè ne serve di più, stranamente. Però proprio l'avevo visto, cioè la dose dell'altra volta mi sembrava davvero troppo quanto l'avevo carbonato, ho detto l'ho carbonato troppo, adesso mi esplode. Adesso vi farò vedere anche il video perché è tutto registrato, era l'idromiele natalizio, che è un anno che ho lì la cartella da montare sul computer e non l'ho mai fatto. Ok, secondo me arriviamo a 410 grammi con quello che dopo andrò a pulire qua dentro. 410 grammi. Bene, me lo segno. Otto. Quasi 9, arrotondiamo a 9, che corrispondono a circa 5. Con l'aumento di temperatura devo arrivare più o meno a 25, dai, facciamo 5 gradi babbo, con quelli di prima che erano 3, 5, 6, 7, più o meno siamo a 7. Il prodotto alla fine uscirà con circa 7 gradi, perfetto. A livello di zucchero, cioè di percentuale di alcol, ci siamo giustissimi, ma davvero davvero giusti. Ok, bottiglie prese. Non userò il mio travasatore perché ci mette davvero troppo tempo. Userò questo qua a polmone e cercherò di non sporcare il mondo, anzi. Quasi finito. Anche le mie bottiglie, queste hanno un ricordo perché sono le mie prime bottiglie che ho usato. E ce ne ho ancora, dopodiché credo che rallenterò parecchio la produzione di bottiglie così. Ho in mente ancora una ricettina, il idromele vichingo fatto con ciliegie, e fiori di ibisco, carcadè, il Viking Blood. Però lì sì, mi intriga parecchio e forse quello dopo, al momento non c'è più nessun'altra cosa che vorrei sperimentare, ma migliorare quello che ho, ad esempio quello al polline e quello nelle bottiglie, la ricetta adesso dell'idromele numero 12 e 13, praticamente voglio migliorare gli ultimi lotti. Poi gli do una lavata esternamente. Eccoci qua, questa qua sarà la prima capirotra, diciamo almeno un mesetto, a vedere come procede. Queste le porto su, dopodiché allora io credo che queste bottiglie le metterò in quella scatola nera che usavo per la propoli. E così se esplode qualcosa, almeno esplode lì dentro e non fa danni. Ci rivediamo alla clip successiva quando succederà qualcosa, tipo esplode una bottiglia o magari andremo ad assaggiarla. Cari colleghi, sono passate più di 2 settimane, quelle che volevo aspettare per fare lo stappo e per questioni un po' organizzative. Però sono felice che non sia successo niente. Allora, come vedete, qua c'è della pressione. Allora, vi devo dire che io un anno fa, più o meno un anno fa, avevo già fatto un idromele con l'obiettivo di farlo carbonato, ovvero frizzante. Non ci sono riuscito, adesso qua vi mostro la clip di un anno fa, del tentativo un po' fallimentare
di fare lo stappo, perché mi aspettavo proprio esplodesse, ma non è successo. Via la clip. Ok, ci siamo, prima prova. Dopo l'aggiunta l'11 di gennaio di 16 grammi di zucchero. Vediamo. Ok, c'è pressione. ma mi aspettavo di meglio. Niente, vediamo se è frizzante o meno. Allora, leggermente frizzantino, mi aspettavo molto di più, un leggero sapore ferroso, era meglio un bicchiere trasparente. Questo era una prova per capire la possibilità di creare un idromele frizzante, come alternativa alla classica birra, diciamo, col polline. Non capisco perché sia così poco frizzante, sinceramente. Ci ho aggiunto 16 grammi di zucchero, difatti si sentono, e forse è questo il problema. No, l'ho fatto troppo alcolico, perciò ha raggiunto un leggerissimo grado di frizzantezza e dopo tutto il resto è rimasto residuo zuccherino. Però devo dire molto molto gradevole, ma purtroppo il risultato non è stato quello sperato. Continuerò a provarci perché l'idea è buona e come idromele natalizio direi che è super approvato. Adesso è Christmas Mead. Ok, per Natale prossimo direi che abbiamo la nostra bevanda. Perfetto. Bene, un anno dopo ho voluto riprovarci, adesso con una carbonazione maggiore, ovvero con l'aggiunta di molto più miele nel prodotto e aggiustando molto di più il miele nel primo mosto, cioè ovvero stando molto molto basso. E oggi siamo qua perché andremo a stapparla e vedremo se scoppia, e io spero di sì. Questa è la mia seconda prova di un idromele frizzante, questa qua diciamo che si va ad unire con l'obiettivo di fare un idromele frizzante e con l'idromele con il polline, perciò ho voluto fare un idromele simile alla birra. Ma bando alle ciance, porca. Ti sei fatto male? Mamma mia! Stavi per spaccare troppo la macchina. Troppo. Ok, devo diminuire il miele. Assaggiamolo. Quello, mamma che, mia. Quello che rimane. Abbiamo il video. Wow! Mi ha scoppiato un timpano. Allora, adesso devo assolutamente dare via le bottiglie. Come ha fatto a non scoppiare la bottiglia, scusami? Sto punto l'ho finito. Ok, dovrò fare ancora delle prove, indubbiamente, che non so che adesso sia frizzante. Incredibilmente poco frizzante. Ma adesso mi viene un dubbio. Io questa bottiglia l'ho agitata 2 o 3 volte e non avrei dovuto. Adesso magari andiamo a stapparne un'altra e vediamo se succede lo stesso. Comunque,
È buonissimo. Si sente il polline, molto torbido. Si sente molta anidride carbonica. E ho ottenuto una piacevole frizzantezza. Certo, adesso andremo a vedere se mi è partita anche la griglia. Deve essere finita là in fondo. È partita la gabbietta. Secondo me è finita in fondo. Comunque adesso apriamo un'altra bottiglia e vediamo cosa succederà. Comunque leggermente, ma proprio leggermente dolce. Il polline lavorato si sente. E anche l'anidride carbonica. Non è proprio uguale alla birra, però direi che una birra dalla beva davvero davvero piacevole. Soddisfattissimo. Non adatta all'invecchiamento sicuramente. Ma adesso prendo un'altra bottiglia. Allora, ho portato questa scatola qua di fuori perché qua dentro abbiamo le restanti bottiglie del lotto. E adesso vi faccio vedere cosa è successo, da come potresti intuire dopo aver visto il volo del tappo della bottiglia. Due bottiglie sono esplose, ovvero da notare che sono esplose sotto. Ne sono rimaste intonse 4, ma adesso dovrò andare a metterle in sicurezza andando a stappare tutti i tappi. Adesso praticamente penso che abbiate capito cosa è successo, ovvero ho messo troppo miele e ha carbonato molto molto tanto. Direi che ne devo mettere almeno 2/3 in meno di miele, comunque rivedere tantissimo e metterne molto molto di meno la prossima volta. Però da quel poco che ho potuto vedere non è male. Oh mio Dio. Prima fatta. Un goccino. Sarà arrivato alta sei di 4 metri, anche 5. Sei tutto bagnato di paradoccia di idromele oggi. Via la seconda. Posso prenderlo in mano e riprendere anche il volo? Sì, dai. Oddio, mi sono cagata addosso. Il tappo. Un altro mezzo giro. Ed è andato in testa al tappo. Sono bagnato. Non era la bottiglia che stava per esplodere, è il pezzo di vetro che si è rotto. È andato. Era crepata? Guarda quel pezzo di vetro. Mio Dio. Qua ci doveva essere una pressione fuori di testa. Vabbè, alla salute. La cosa particolare è che non è tanto frizzante. L'anidride carbonica è uscita tutta. Ho ottenuto una leggera frizzantezza. Ok, questi sono i generi di contenuti che vedrete sul canale. Ogni giorno un'avventura, qua ne è rimasto di più. Allora, sorprendentemente, questa qua, dove abbiamo più prodotto rispetto alle altre, guardate, cioè è molto molto più frizzante, guardate,
Inquadra bene qua. Cioè si vedono anche gli sprizzi di bollicine che vengono sulla superficie e si vede proprio. È parecchio tanto frizzante, difatti qua c'era tanto più prodotto. Infatti è parecchio tanto frizzante e questa cosa non la capisco, perché come mai questa bottiglia l'anidride carbonica è rimasta più dentro il liquido, non è uscita tutta come nelle altre praticamente sembra che dentro nell'idromele non sia rimasta l'anidride carbonica ma sia uscita tutta. Ok, accantonerò diciamo ancora per un po' la prova di fare un idromele frizzante, perché penso che debba lavorarci ancora un po'. Comunque almeno avete un contenuto bello da vedere. Sicuramente qua sotto mi riempiranno di commenti tipo del che cavolo hai combinato, però succede, prendiamo le precauzioni. Io qua finisco il video, anche questa esperienza di idromele finisce qua, idromele numero 13. Direi abbastanza fallimentare come risultato, però esperienza. Non ammazzatemi di commenti negativi, vi prego, un bel like se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.